Ciao a tutti gli amici di Le Fonti TV, siamo qui in diretta sempre da Bozza, Palazzo Mezzanotte, qui nel mentre si sta svolgendo il convegno del Financial Forum. Sono qui con il mio ospite, il dottor Spinelli, che ringrazio per essere qui con noi, al quale voglio fare una domanda particolare. Il nostro tessuto industriale italiano è caratterizzato da piccole e medie imprese che spesso, proprio per la loro natura, hanno una struttura organizzativa molto semplice, sono caratterizzate proprio dalla mancanza di strumenti di analisi, di pianificazione strategica. Quali sarebbero i vantaggi per le piccole e medie imprese nell'applicazione degli strumenti fintech nell'ambito della supply chain finance e soprattutto in che modo generare interesse proprio verso questi strumenti? Buongiorno a voi. Supply chain finance senz'altro è un elemento che può creare quella disruptive all'interno delle PMI, perché è in grado di poter far coinvolgere gli attori all'interno delle organizzazioni e quindi creare quella cultura d'impresa e quella consapevolezza nell'ambito appunto delle organizzazioni, che può generare e ingenerare soprattutto valore all'interno delle singole organizzazioni. Questa creazione di valore dopodiché viene, ci sarà modo di poterla veicolare a tutti quelli che sono gli attori della filiera, quindi parliamo sia degli attori a valle che degli attori a monte del ciclo produttivo. Non ultimi anche chiaramente, parlando di un tessuto imprenditoriale come quello italiano, che è fondamentalmente bancocentrico, soprattutto degli attori bancari verso cui si può, e la PMI nello specifico deve rivolgere la propria attività di founding. Che parte magari dalle... Prego. Dunque, sempre nell'ambito di questa argomentazione, volevo anche chiederle, sul base della sua esperienza professionale, quali sono le principali difficoltà nell'applicazione dei criteri della supply chain nell'ambito di una filiera? Principalmente mi duole, diciamo, per certi versi dare questo tipo di fare questo tipo di osservazione. C'è un ostacolo di natura culturale da parte delle imprese, perché chiaramente sono tutte imprese, in massima parte parliamo di PMI, che sono comunque nate in un periodo storico in cui fare impresa significava fondamentalmente focalizzarsi su logiche di prodotto, quando oggi negli ultimi, in particolare diciamo 15 anni, senza andare troppo indietro nel tempo, diciamo, le logiche di fare impresa sono totalmente cambiate. Quindi bisogna focalizzarsi necessariamente su criteri di prima di cliente, dopodiché di mercato e dopodiché di sostenibilità appunto di filiera. In questo il supply chain finance è indubbiamente un aspetto che può aiutare. Non è semplice da attuare all'interno delle società, però già il fatto, come nel caso specifico nostro, il fatto di poter recepire un criterio e dei principi come quelli del supply chain finance all'interno delle policy qualità delle società può essere un piccolo segno, un piccolo strumento, un piccolo veicolo per poter introdurre questi concetti. Ringraziamo il dottor Spinelli e lancio a voi studio la linea. A dopo.